Allora, come alcuni di voi avranno notato, il mio video sui riferimenti alle canzoni famose in Gumball dedicato alla stagione 4 già da un po' di tempo è sparito e non vi ho mai detto il perché, o se l'ho detto non me lo ricordo. Comunque, fatto sta che mi è stato rimosso direttamente da Cartoon Network, quindi oggi, visto che non sapevo bene cosa fare, ho deciso di rieditare il video e di riproporvelo sul canale, sperando che non me lo bannino un'altra volta, anche perché sennò rischierei la chiusura del canale. Comunque accetto il rischio. Quindi non perdiamo tempo e cominciamo con il video, ma prima, sigla! Piccola nota prima che inizi il video, ci tengo a dirvi che comunque essendo una specie di riupload fatto in qualità migliore, cercherò di dire le stesse frasi che ho detto nel video cancellato, quindi saranno le stesse battutine e frasi che avrete già sentito. E cosa non meno importante, questo video oltre a contenere spoiler sulla quarta stagione di Gumball, quindi se non l'avete vista andatevela a guardare, ci tengo anche a ricordarvi che gli episodi sono in inglese, altrimenti i riferimenti non sono la stessa cosa. La prima posizione se la guadagna l'episodio The Signature, in italiano Il papà di papà, dove a fine puntata vediamo Richard e suo padre, seguiti poi da tutta la famiglia, cantare una canzone. We are family! Nothing runs in family! Riconosciuta? No? Beh, ve lo dico io. È un riferimento alla canzone We Are the Family del gruppo Sister Sledge. Il secondo riferimento lo troviamo nell'episodio The Sale o La Vendita, dove Gumball e Darwin iniziano a cantare una canzone vicino al signor Robinson con veli e un'atmosfera molto diversa rispetto all'episodio. E se non lo sapete, questa canzone ricorda un po' My Heart Will Go On, tratta dal film Titanic. Anche se bisognava essere degli esperti per saperlo, o comunque aver almeno visto Titanic, che diciamo non è proprio cortissimo. Alla terza posizione invece si colloca l'episodio The Parking o Il parcheggio in italiano. Il riferimento lo vediamo quando tutta la famiglia, a parte Nicole, inizia a cantare una canzone per passare il tempo. Ecco, diciamo che è una parodia della canzone 99 Bottles of Beer on the Wall, ovviamente camuffandola dicendo anziché bottiglie di birra, bevande appropriate per l'età. Geniale! 99 balls of beer on the wall, 99 balls of beer, and if one of those balls should happen to fall, there'd be 98 balls of beer on the wall. In quarta posizione si colloca l'episodio The Uploads o i caricamenti. Ora, tralasciando che tutta la puntata sia un palese riferimento a YouTube, il riferimento lo vediamo nel video di Banana Joe. I say banana. Se ascoltate bene, che in realtà è una frase così per dire perché tanto non la conoscerà nessuno, sentirete che la melodia è simile alla canzone Charleston di James P. Johnson. In quinta posizione troviamo l'episodio The Wicked o La Cattiva. Il riferimento compare quando la signora Robinson esce di casa e mostra tutta la sua cattiveria con una canzone di sottofondo. Che, se sentirete bene, è una parodia della canzone My Favorite Things del film Sounds of the Music. In sesta posizione troviamo l'episodio di Awkwardness. Vi sfido a leggere al primo colpo il nome dell'episodio. O il sincronismo perfetto per chi non vuole provare a sciogliersi la lingua leggendo l'altro titolo. L'episodio comincia subito con Gumball che inizia a rappare perché non c'è il ketchup. Questa canzone, per chi non lo sapesse, è una parodia di Alphabet Aerobics di Blackalicious. E in settima posizione troviamo l'episodio The Scam o Il Divoratore. Si vede quando Gumball e Darwin, assieme a Carrie, terrorizzano tutta la scuola pur di prendere caramelle gratis. Il riferimento a questa canzone che avete appena sentito è I Want a New Drug di Huey Lewis and the News, oltre a ricordare la soundtrack principale di Ghostbuster, ovviamente.
Bene, il video vecchio ma nuovo finisce qua, spero vi sia piaciuto e spero abbiate apprezzato questo nuovo salto di qualità che ho fatto nel realizzare la versione nuova di questo video. Spero vivamente che anche Cartoon Network non mi butti giù questo video perché sarebbe un problema, anche perché non ci avrei voglia di registrarne un altro. Dunque, detto questo, non mi sembra di avere altro di nuovo da dirvi se non di ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, di guardarvi gli altri episodi della serie che comunque non lo dico mai, di lasciare un mi piace al video se non l'avete ancora fatto e di condividerlo con tutti i vostri amici. Noi ci rivediamo settimana prossima. Bella!